Dopo un percorso abbastanza in sordina, durante il quale l'hanno fatta le segnalazioni da padrone, Luigi Mastroianni sembra essere finalmente in corsa. A Uomini e Donne è arrivata Irene, una ragazza mora, bella e dal fisico palestrato che ha fatto colpo sul tronista che, finora, non ha manifestato particolare interesse per alcuna delle sue corteggiatrici. Irene, che qualcuno ha già definito la nuova Giulia De Lellis per modi di fare spigliati e ironici, ha colpito Luigi non solo per il suo aspetto fisico ma soprattutto per il suo atteggiamento. Questo preannuncia l'inizio di un percorso molto positivo per i due, che potrebbe comunque trovare degli ostacoli in un'altra corteggiatrice di Mastroianni, Antonella. Ma non è tutto, perché l'ostacolo più grande potrebbe essere l'altro tronista, Lorenzo Riccardi. Lorenzo e Luigi rivali per Irene. Come svelano le anticipazioni del vicolo delle news dell'ultima registrazione del Trono Classico, pare infatti che Lorenzo non abbia levato gli occhi di dosso alla bella Irene che, tuttavia, avrebbe risposto guardando sempre e solo Luigi. La rivalità tra i due tronisti è comunque sempre dietro l'angolo. Già con Giulia, Luigi e Lorenzo hanno avuto battibecchi in quanto entrambi interessati, una situazione che pare non rimarrà isolata. Lorenzo, infatti, sembra pronto a manifestare il suo interesse alla nuova arrivata e chissà che già nella prossima registrazione non ritroveremo per la corteggiatrice il suo invito in esterna. Irene accetterà la proposta o mostrerà di essere interessata esclusivamente a Luigi? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.